Dell'ex consigliere comunale Brangian Roberto, che è stato in carica dal 21 ottobre del 75 al 31 ottobre del 79 ed è deceduto il 10 dicembre 2022. Eh, come sapete, a curare la commemorazione è l'associazione dei consiglieri emeriti. E per questo intervento darò la parola quindi al consigliere emerito Gianni Cailotto. Quindi a Gianni Cailotto la parola. Prego, alziamoci in piedi. Mm. Grazie Presidente. Confesso una certa emozione nel riprendere la parola in quest'Aula dopo 15 anni. Ho fatto tre mandati in questo Consiglio Comunale e l'Associazione dei Consiglieri Comunali Emeriti mi ha incaricato di commemorare in quest'aula Roberto Brangian, venuto a mancare lo scorso mese di dicembre, che fu consigliere comunale di Verona appunto dal 75 al 79 nel mio stesso gruppo consigliare del Partito Comunista Italiano. Iniziamo insieme quella esperienza nell'ottobre del 75, dopo lunghe trattative tra le forze politiche seguite alle elezioni amministrative del giugno di quell'anno, trattative e accordi che portarono alla nascita della cosiddetta Giunta Aperta, con la presenza per la prima volta del PC nella maggioranza consiliare. Ricordo che il primo voto che esprimemmo allora fu quello per la nomina del sindaco della città, Renato Gozzi a cui quest'aula è dedicata. Roberto Brangian aveva allora 28 anni, ma già una militanza nella federazione giovanile del PC e nella sezione del Partito Comunista di Borgo Venezia che lo aveva espresso. Era quello il quartiere in cui era stato eletto e che rappresentava anche in questo consiglio. Nel lavoro consiliare si impegnò in particolare nell'attività della Commissione Consigliare Bilancio, ma già in quella fase lo ricordo comunque impegnato sui temi delle iniziative culturali. Lo ricordo nell'attività di Aula e del gruppo consigliare, come una persona allegra, disponibile, che sapeva creare empatia e mettere a proprio agio gli interlocutori. Nel 1979... Pochi mesi prima della fine del mandato consigliare, nuovi e crescenti impegni lavorativi lo portarono alla decisione di rassegnare le dimissioni dall'incarico di consigliere comunale. Quelle sue dimissioni non significarono tuttavia la fine del suo impegno politico e sociale. Le sue capacità professionali e il suo impegno lo portarono ad acquisire risultati importanti nel ruolo di dirigente di una importante azienda, la Cartorama di Coloniola dei Colli, e a un ruolo nella stessa associazione dei dirigenti d'azienda, quale vicepresidente regionale di Federmanager. In un altro contesto, il comune di San Martino Buonalbergo, dove si era trasferito, riprese l'impegno politico e sociale, rivestendo ruoli amministrativi in quel comune fu consigliere comunale dall'86 al 99 e con l'amministrazione di centro sinistra del sindaco Lonardi venne chiamato al compito di assessore alla cultura nel quinquennio 2002-2007. Ma già era impegnato for fortemente nel sociale come fondatore e a lungo presidente del circolo San Martino Cinema. Egli ha sempre creduto, infatti, nella possibilità di creare condizioni affinché chiunque potesse accedere all'arte e alla cultura, in particolare cinematografica. E in tal senso si rendeva parte attiva per semplificarne le modalità di fruizione. Il Cineforum di San Martino, da lui voluto e portato avanti, è sempre stato, da questo punto di vista, un vero Cineforum, col dibattito come un tempo si usava. Da assessore alla cultura cercò di valorizzare quelle iniziative che a suo avviso potevano avere un impatto sociale e culturale e che potevano allargare la prospettiva dell'utente indipendentemente dal colore politico di chi proponeva l'iniziativa stessa. Infine credeva molto nell'aggregazione anche tra persone e ceti di età differente e in tal senso è riuscito, sia nell'ambito del Cineforum ma come anche assessore alla cultura, ad aggregare gruppi di persone che continuano ancora oggi a portare avanti il lavoro da lui iniziato. Mi ricordava il figlio, l'avvocato Federico Brangian, che qui presente, come dopo la scomparsa di Roberto sono stati moltissimi i messaggi ricevuti dalla famiglia, da persone che lo ricordavano come un uomo sempre sorridente, capace di unire le persone e coinvolgerle in iniziative e attività culturali che senza il suo contributo non avrebbero visto la luce eh, nel mettere insieme queste brevi note rimane quasi un senso di rimpianto che le qualità che negli anni Roberto Brangian ha dimostrato il suo mettere al centro l'interesse della comunità in cui operava siano state spese solo in piccola parte in quest'aula e per Verona ma già in quei quattro anni aveva dimostrato il carattere, l'impegno, la serietà, la serietà che hanno segnato tutta la sua vita. Grazie, Grazie al, eh, a Gianni Cailotto per questo intervento e all'avvocato Brangian qui presente e a tutta la famiglia. Aggiungano quindi le condoglianze. Della, eh, del Consiglio Comunale di Verona.